Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. 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 Madonna delle grazie. Sotto il titolo vuol dire che è uno dei tanti nomi che la sensibilità cristiana ha dato a Maria. Ogni santuario ha un nome, si può dire un nome diverso, perché sono le numerose sfaccettature con cui Maria si presenta al nostro animo, alla nostra sensibilità. Quindi, dal titolo di Madonna delle Grazie. Madonna delle Grazie perché? Perché è delegata da Dio a esaudire le nostre richieste. E questo è un punto piuttosto delicato, perché molti di noi si lamentano, e diciamo che in parte si lamentano anche giustamente, che le grazie che chiediamo non arrivano, si perdono per strada. Dobbiamo dire che è un discorso delicato perché richiede molti approfondimenti, ad esempio chiedere le grazie giuste, chiedere le grazie che siano un accrescimento della nostra spiritualità, della nostra bontà, chiedere le grazie in amicizia con Dio. Non potremmo essere dei delinquenti che chiedono la grazia, ma gente che magari sbaglia, gente che fa degli errori, ma si impegna con coraggio per la venuta del cristianesimo. Quindi Madonna delle Grazie è messa a nostra disposizione per ottenere quello che chiediamo. In ogni religione la presenza della donna è una presenza quasi costante. Perché una donna ha così grande importanza nel cristianesimo? Perché il popolo ha bisogno della sensibilità e della delicatezza femminile. Ogni religione ha il Dio maschio, diciamo tutte le religioni, confucianesimo, brahmanesimo, e poi c'è un aspetto più secondario di Dio, che è la donna. La donna delegata in tante religioni a tenere calmo, a calma la divinità. Noi abbiamo Maria che fa da tramite tra noi e Dio per portare le grazie che noi chiediamo. Perché diciamolo francamente, tutti noi chiediamo qualche grazia, perché nella vita sono tanti momenti in cui non sappiamo più dove girarci. La disperazione ci prende, lo scoraggiamento ci porta a guardare sempre con pessimismo tutto quanto accade intorno a noi. Tutti noi quindi chiediamo delle grazie, ma forse le chiediamo in modo sbagliato, forse le chiediamo
con il cuore non ben disposto. O forse le grazie che chiediamo sono grazie materiali, sono grazie che non hanno a che fare con la salvezza della nostra anima. E allora noi prendiamo un duplice impegno. Anzitutto quello di chiedere a Maria, quando siamo nel bisogno, chiedere perché intervenga nella nostra vita, perché metta la sua mano per sanare i problemi che ci affliggono. E poi ci impegniamo anche a vivere il più santamente possibile, a vivere la nostra vita con dignità. Allora Maria sarà veramente la madre che raccoglie le nostre invocazioni per portarle al suo figlio. Festeggiare la Vergine Maria, qui venerata sotto il titolo di Madonna delle Grazie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Madonna delle Grazie, prega per noi. Mentre trascorre la vita, Signore, Maria, Mamma mia, Ave Maria, voglio ringraziare chi ha preparato un po' di festa. Adesso ringrazio anche tutti voi che così numerosi siete venuti qui alla colla. Sarà il tempo che invita, speriamo che sia sempre tempo buono per la nostra anima. Per la mercy di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. Ci resta di protesta, 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 ci resta di protesta